Campo principale di tutto il calcio, minuto per minuto, lo stadio Ezio Scida per Crotone, Lazio, Daniele Fortuna. C'è un sole già estivo a Crotone, ma soffia anche un vento fresco a mitigare il gran caldo. Stadio completamente esaurito, 16.000 spettatori, forse qualche cosa di più in gran parte tifosi del Crotone, ma sono arrivati almeno 500 tifosi della Lazio per questo incrocio da brividi. Il Crotone per la salvezza, la Lazio per qualificarsi alla Champions League del prossimo anno, un traguardo che manca da 10 anni. Con una vittoria sarebbe qualificazione matematica per la formazione di Inzaghi. Sorprese nelle formazioni nel Crotone: Faraoni giocherà nel tridente offensivo, laterale di destra. Dall'altra parte, nella Lazio, Inzaghi sceglie Wallace per giocare titolare nella difesa a tre, non Caceres come sembrava, e poi c'è Basta e non Marusic come esterno alto nella linea 5 dei centrocampisti. Formazioni dunque: il Crotone giocherà con Cordaz in porta, Sampirisi, Ceccherini, Capuano e Martella in difesa, Barberis, Mandragora e Rodie nei tre di centrocampo, davanti Faraoni, Simi e Nalini. La Lazio con Stracoscia tra i pali, Wallace, De Vrij e Radu dietro, Basta, Murgia, Leiva, Milinkovic e Lulic, i cinque di centrocampo, davanti Felipe Anderson e Caicedo. L'arbitro è Mazzoleni, assistenti Vuoto e Peretti, il quarto uomo è Schenone. Squadre che stanno per entrare in campo. Studio. E la linea va a Bologna. Attenzione, ci sarà un calcio di rigore per la Lazio. Tra le proteste dei giocatori del Crotone, caduto Lulic in area di rigore. 15° Crotone 0, Lazio 0. Linea di nuovo a Bologna. Ci sarà probabilmente un consulto VAR. Data vicinissima al vantaggio. Attenzione, attenzione, Torino, confermata la decisione dell'arbitro Mazzoleni, che non è andato nemmeno a rivedere l'azione sul monitor. E allora c'è Lulic sul dischetto contro Cordaz, mentre più anche bottigliette in campo dalla curva sud del Crotone. Cordaz in completo rosa shocking, c'è Lulic dunque sul pallone, i fischi dello stadio dell'Ezio Scida. Parte Senata Lulic, rete, raso terra angolato, non ci arriva Cordaz e la Lazio passa in vantaggio. 17° Crotone 0, Lazio 1. Torino di nuovo. E ritorniamo a Crotone Lazio. 23° dunque la Lazio in vantaggio per 1-0, ma il Crotone sta reagendo subito. Calcio di punizione dalla sinistra, Martella va a staccare Milinkovic, poi arriva il tiro in porta, prevedibile, lento, blocca senza difficoltà Stracoscia, ma il Crotone ha reagito. Crotone scosso dal vantaggio, dal rigore contestato poi trasformato da Senada Lulic, per lui terza rete in campionato. Due giocatori della Lazio ammoniti dal momento del vantaggio bianco-celeste sono Radu e Murgia. Il calcio di rigore è andato a vincere prima un contrasto sulla fascia, lo stesso Lulic che poi ha trasformato il calcio di rigore, contrasto vinto in modo falloso, hanno obiettato poi con l'arbitro i giocatori del Crotone, poi è riuscito ad andare avanti, è entrato in area di rigore, lì è stato messo a terra. L'arbitro comunque ha sentito le indicazioni da parte degli addetti al VAR e poi ha confermato la sua decisione. Calcio di rigore trasformato da Lulic, anche con un po' di fortuna, tiro angolato ma non troppo potente, Cordaz non ci è arrivato davvero di poco. C'è Fares che poi... Sibi per il pareggio del Crotone, 29° Crotone 1, Lazio 1, Verona di nuovo. Torniamo al calcio, Crotone-Lazio. È appena ripreso il gioco, dunque il Crotone ha pareggiato, ma ci sono stati 2 minuti di attesa con il pallone già al centro del campo, un presunto fuorigioco nell'azione che ha portato al pareggio di Simi, ma il Crotone stava spingendo con irruenza, con foga, ha trovato una cross dalla sinistra di Martella veramente disegnato, è andato in anticipo quasi all'altezza del limite dell'area piccola. Simi, finale di stagione strepitoso per l'attaccante nigeriano del Crotone, 7 gol per lui, il colpo di testa e Stracoscia battuto, poi l'attesa per il VAR e alla fine il gol è stato convalidato. Il Crotone dunque ha pareggiato, ora è sull'1-1 con la Lazio. Il Crotone sta giocando meglio. Crotone Lazio.
40esimo 1-1, Lazio vicina al raddoppio ed errore colossale di Caicedo messo davanti alla porta, non è riuscito a scartare corda, si è andato a tirare proprio addosso al portiere della Crotone in uscita. Crotone che sino a quel momento, un minuto fa, comunque stava giocando meglio rispetto alla Lazio. Il calcio d'angolo ora per la formazione di Inzaghi, ce ne sarà un altro perché Ceccherini è andato in anticipo su Leiva, sul primo palo ha colpito di testa, il pallone è terminato ancora una volta sul fondo. E allora dalla bandierina di destra c'è sempre Felipe Anderson per il terzo calcio d'angolo per la Lazio sul primo palo. Questa volta il Crotone riesce ad allontanare, Lazio ancora in attacco con Basta, poi d'esterno con il piede destro Anderson, area di rigore, Milinkovic, raso terra, tocca Cordaz in calcio d'angolo, altra occasione per la Lazio. 41esimo, Crotone 1 Lazio 1 Firenze. Una chiusura di primo tempo da grande squadra, quella della Lazio, ha costruito un'altra occasione molto pericolosa su invito di Milinkovic al limite dell'area di rigore, il sinistro di Lucas Leiva, largo ma di poco rispetto alla porta difesa da Cordaz. La partenza della ripresa è stata ancora tutta della Lazio, che ha costruito un'altra grande occasione proprio in apertura, un calcio di punizione battuto dalla destra da Felipe Anderson, pallone in mezzo all'area di rigore, sono saltati in due Caicedo e Lucas Leiva, proprio il centrocampista ex Liverpool, ha colpito il pallone di testa e il pallone è andato a finire sulla traversa per poi rientrare in campo. 400 tifosi del Chievo hanno iniziato ora ad esultare. Vantaggio del Crotone con Ceccherini al 16esimo, Crotone 2 Lazio 1, Ceccherini nuovo Bologna. Torniamo però a Crotone Lazio. A Crotone il 22esimo, il Crotone dunque passato in vantaggio, conduce per 2-1 sulla Lazio che continua ad attaccare. Il vantaggio del Crotone, la prima occasione costruita dalla squadra di Zenga nel secondo tempo, un calcio di punizione dalla destra e poi problemi di comunicazione, incomprensioni varie per la difesa della Lazio, non esce Stracoscia, Milinkovic resta a guardare, Ceccherini che tocca il pallone che sbatte prima sulla parte interna del palo e poi finisce in rete, corre ai ripari subito Simone Inzaghi, dentro Nani, fuori Basta, dall'altra parte nel Crotone è entrato Stojan, è uscito Faraoni, ma la Lazio sta mancando soprattutto nell'ultimo passaggio e ora naturalmente il Crotone rallenta il ritmo. 22esimo, Crotone 2 Lazio 1 Firenze. 29esimo, 2-1 per il Crotone nella formazione di Zenga, fuori Nalini, dentro Trotta. La Lazio un minuto fa ha sfiorato il gol del pareggio con Milinkovic dal limite dell'area di rigore, un tiro che è terminato sulla parte esterna della rete, ma l'occasione è grandissima per segnare il 3-1 l'ha avuta il Crotone al 23esimo con la Lazio sbilanciata. Rodien dal centro dell'area di rigore ha tirato quasi a colpo sicuro con Stracoscia battuto, ha salvato però sulla linea De Vrij, rimessa laterale ora per il Crotone. Quando siamo arrivati alla mezz'ora, Crotone 2 Lazio 1 Firenze. 39esimo, non cambia il punteggio, Fiorentina 0 Cagliari 1 Bologna. 41esimo. Attenzione, c'è il pareggio della Lazio con Milinkovic al 39esimo, Crotone 2 Lazio 2 di nuovo Bologna. Beh, no, allora andiamo a Crotone Lazio, vai. 30 secondi al 90esimo, la Lazio dunque ha pareggiato al 39esimo con il suo uomo migliore Milinkovic ed è stato un gran gol costruito da Felipe Anderson, un cross dalla tre quarti, poi il tocco di testa in area di rigore per De Vrij e Milinkovic, spalle alla porta, marcato bene da Sampirisi, è riuscito a mantenere la coordinazione cadendo, ha trovato la girata diagonale, raso terra imparabile per Cordaz, poi ancora Milinkovic, ha avuto due occasioni, ne ha sprecata una, il Crotone non riesce a tenere un pallone, allora altra possibilità per la Lazio quando siamo arrivati al 49esimo, forse l'ultima occasione per la formazione di Simone Inzaghi, siamo sul 2-2 tra Crotone e Lazio, adesso si fa consegnare il pallone Felipe Anderson per vie centrali, fa tutto da solo, Patrick sulla destra, vertice alto dell'area di rigore, cross in mezzo, Caicedo sbaglia tutto, colpo di testa sul fondo e forse finisce qui, finisce proprio in questo momento 2-2 tra Crotone e Lazio, i gol nel primo tempo, Luric sul rigore per il vantaggio della Lazio, il pareggio di Simine, la ripresa, vantaggio del Crotone con Ceccherini, il pareggio definitivo di Milinkovic-Savic, 2-2 tra Crotone e Lazio, studio. Crotone-Lazio, il pareggio.
fortuna. Eccoci, 2-2, sta uscendo dal campo tra gli applausi comunque il Crotone, una partita giocata bene, meglio dalla Lazio che però non è riuscita a concretizzare tutto quello che ha costruito il vantaggio biancoceleste al 17esimo del primo tempo su calcio di rigore contestato e trasformato da Lulic. Poi il pareggio di Simi sempre nel primo tempo, nella ripresa con la Lazio che attaccava, il gol a sorpresa improvviso del Crotone, il vantaggio con Ceccherini e poi nel finale la rete di Milinkovic, tutto ancora aperto per la Lazio, scontro diretto decisivo contro l'Inter per la Champions League, per il Crotone trasferta complessa a Napoli, ma comunque possibilità ancora di salvarsi per la formazione di Zenga con le squadre che sono tutte lì. Studio.